vi preoccupano i 5 Stelle in Campidoglio? No. No? Cambiamo tutto? Non avete paura che ci siano ripercussioni in ATAC, AMA, nelle diverse municipalità? Peggio di così, no, speriamo bene. Si cambia tutto, c'è speranza? La speranza c'è comunque. E c'era bisogno di un cambiamento, l'unico modo era questo per cambiare. La gente è stanca dei soliti simboli, delle solite facce. Perché tanto con le vecchie facce, i vecchi simboli non è mai cambiato niente, quindi proviamo a cambiare. Proviamo a cambiare. Se ci sarà una batosta anche per voi, forse dovete lavorare di più o... Credo di no. Si fanno i calcoli, voi lavorate meno ore rispetto a Milano. Adesso non lo so però, perché sono cambiate da poco le cose, ci hanno messo i nastri, lavoriamo fino a 8 ore e mezza, quindi... 8 ore e mezza, ok. Quindi credo che non ci toccheranno il lavoro. Devono cambiare i vertici di ATAC? Vertici pure, sì, dovrebbero, quello sono d'accordo. Speriamo che la lascino lavorare, che faccia tutto quello che vuole fare, quello che ha detto, speriamo che promette... Mantiene le promesse. Siete dipendenti comunali, secondo voi cambierà qualcosa? Pensiamo di sì. Può cambiare tutto davvero? Forse no, cambiare tutto ci vorrà tanto tempo. Qual è l'ostacolo principale per Virginia Raggi? Potreste essere voi lavoratori, i dipendenti, gli scioperi? È che la macchina è difficile da governare, questo è l'ostacolo principale. Signora, mi dispiace, non possiamo rilasciare dichiarazioni. Non cambia nulla? Lavoreremo come prima. Voi lavoratori potreste essere un ostacolo per i 5 Stelle? No, io mi auguro di no. Speriamo di collaborare insieme. È un'incognita il Movimento 5 Stelle? Beh, per quanto riguarda Roma sì, potrebbe essere come potrebbe essere no, diciamo, col fatto che... Ma il cambiamo tutto la spaventa in generale? Ma sinceramente un pochino sì, però dopo quello che abbiamo passato in precedenza, perciò va bene tutto adesso. Siamo qua per lavorare, quindi non c'è da avere paura per niente. Faccio il commesso in Campidoglio. Se le toccherà lavorare di più, per esempio? Sono abituato, oppure a ben peggio. Chi ha sempre lavorato non c'ha paura? No, perché è abituato a lavorare, perché deve avere paura? Di Virginia Raggi avete paura? L'ultima cosa. Che paura? La stragrande maggioranza non è votata. Tutti uguali. Ma lavorerete di più? Secondo voi ci sarà una batosta per voi? Arriverà per i dipendenti comunali? Ma che lei dice queste stupidaggini? Cambierà nulla secondo lei? O cambierà tutto? Non cambia niente. Perché? Qual è l'ostacolo? Perché questa città non può cambiare? Chi è l'ostacolo principale? È l'amministrazione. È l'amministrazione. No. Roma è una città grande e molto difficile. Ce la faranno a cambiarla? Speriamo. Se vi toccherà lavorare di più? O cambiare ruolo, o lavorare in, che ne so, in questo, periferia. Questo non compete a noi, compete a chi deve decidere come organizzarci. Noi siamo qua per eseguire e per servire. Certo, non sarà facile, però... Ma questa città è davvero ingovernabile? Mi sembra un po' esagerato. Con un po' di buona volontà penso che si riesce a tenere tutto. Ma l'ha sentita questa storia, ennesima storia di corruzione a Roma? Ma qualcosa deve cambiare? Corruzione, tangenti per i campi rom, un funzionario comunale coinvolto, un vigile. Chi è colpevole è giusto che venga condannato. Io vengo a lavorare tutti i giorni da 30 anni a questa parte, non ho mai fatto niente, quindi chi è colpevole è giusto che venga condannato. Lei ha un po' paura dell'arrivo di 5 Stelle? Io faccio il mio lavoro, da 30 anni le ripeto, quindi non posso aver paura. Lavora bene e non ha paura. Esatto, di chi spero che gratifichi il lavoro. Cambierete tutto, ce la farete? Beh, cambieremo quello che c'è da cambiare, quindi stiamo iniziando questa avventura, vogliamo voltare pagina, quindi c'è tanto da fare e tanto da cambiare. Insomma, i romani ci hanno votato, quindi tanto spaventati non sono. C'è tanta voglia di cambiamento anche dentro. Principale ostacolo? Roma è una città complessa, lo sappiamo tutti. L'eredità del passato sicuramente sarà l'ostacolo maggiore, ma lo supereremo. Qualcuno dice la macchina amministrativa. Anche, nel senso, perché la macchina amministrativa è il frutto di come è stata gestita fino adesso, ovvero male. Ci siamo svegliati con l'ennesimo caso di corruzione. Ci faremo ordine. Ma come donna è felice di avere adesso una sindaca? Non può dire nemmeno questo. No. Fatto 10. Niente. L'arrivo della Raggi in Campidoglio vi spaventa? No. L'arrivo dei 5 Stelle in Campidoglio? No, anzi. Cambierà qualcosa? Cambierà tutto?